Matteo Pucciarelli, parlare e scrivere di pace e di pacifismo in questo particolare momento storico può essere, diciamo, ritenuto, scherzando, ma neanche troppo, rischioso dal punto di vista della censura, visto quello che abbiamo visto che è successo a Sanremo? Beh, in effetti è un argomento per motivi inspiegabili, anche visto un po' la storia italiana, dove c'è sempre stato un grande movimento pacifista di massa. In effetti è così, cioè è un argomento tabù di cui si fa fatica a parlare perché l'opinione pubblica è polarizzata in posizioni contrapposte e si richiede di schierarsi da una parte o dall'altra a seconda del conflitto. E parlare di pace, parlare di non violenza, di antimilitarismo è esattamente l'opposto, è cercare di prendere delle posizioni consapevoli ma senza mettersi delle bandierine accanto al proprio nome, come si utilizza spesso sui social. Quindi è un lavoro complesso, complicato e che espone a molte critiche. Che differenza c'è tra il pacifismo nostro, italiano, o diciamo quello mondiale, internazionale? Ma in realtà sono movimenti molto simili, nel senso che il pacifismo nasce all'interno delle vecchie internazionali socialiste, quindi è un movimento internazionalista per sua concezione, che rifiuta essenzialmente le logiche nazionali e nazionaliste. Quindi, al di là poi dei differenti contesti nazionali, i movimenti per la pace si parlano e riescono a integrarsi tra di loro proprio perché la natura fondativa è una natura internazionalista. Il rischio, come dicevamo in apertura, è un po' quello della polarizzazione, no? Delle posizioni. L'abbiamo visto anche per quanto riguarda la guerra russo-ucraina, a maggior ragione adesso con Israele e Palestina. È proprio così, ma diciamo che la mente umana in realtà consente alle persone, se vogliono farlo, di ritenere, ad esempio, che quello che è accaduto al 7 ottobre è qualcosa di vergognoso e di grave, e poi pensare però allo stesso tempo che quello che sta accadendo a Gaza è altrettanto vergognoso e grave. Non siamo obbligati a prendere una posizione oppure l'altra, o a tifare per uno Stato o per un esercito al posto di un altro. Si può, e anzi si deve più che altro, stare dalla parte dei popoli e delle vittime, che è un concetto un po' diverso che purtroppo si fa fatica a far comprendere. Qual è un messaggio pacifista che potrebbe essere accolto, anche magari guardando a chi adesso esprime questo tipo di messaggio e appunto viene, come dire, individuato da una certa parte politica? Si può ragionare in termini di effetti di alcune scelte, ovvero se noi pensiamo alle guerre degli ultimi anni, hanno per caso portato più sicurezza a livello internazionale? Sì o no? Se la risposta è no, come lo è, allora la dimostrazione è che la guerra non è mai la giusta soluzione. Se vogliamo parlare di, appunto, effetti di quel che si fa, basta fare questa domanda: il mondo è più sicuro dopo che nel 2001-2002 abbiamo scelto, l'Occidente ha scelto di rispondere all'11 settembre con delle guerre? Il mondo in cui viviamo è più sicuro? La radicalizzazione ce n'è di più o ce n'è di meno? Ognuno si può dare la sua risposta e riflettere se scegliere la via della guerra è stata la scelta migliore oppure no.